Ciao ragazzi, sono Falconero, oggi sono qua con un nuovo video di Borderlands 3 per andare un pochino avanti in attesa di decidere il da farsi. Noi intanto ci intratteniamo perché insomma so che tanti di voi vogliono ancora vedere di più per rendersi conto se questo Borderlands abbia effettivamente le carte in regola per stupire, per cui intanto andiamo avanti, tanto nessuno ci vieta di farlo. Per cui io vorrei iniziare spendendo un punto abilità che è questo qui, che aumenta del 10% i danni del nostro animale, che credo possa essere particolarmente utile e credo che si stiano definendo delle cose affinché io vada a sviluppare questo albero di abilità, ma poi appunto parleremo pure di questo. Allora, io ho diverse cose da fare. Allora, io oggi vorrei concentrarmi sulle missioni principali, a caccia della setta. Poi eventualmente valuteremo cosa fare con le secondarie, però appunto partiamo da qui. A caccia della setta che recita: il clan Spaccasole sta portando la mappa delle cripte al sacro centro trasmissioni per offrirla ai gemelli Calypso, i divini leader dei figli della cripta. Scelta decisamente poco intelligente, a essere onesti, tocca a te rovinargli la festa. E Lilith sta qui, indi per cui, come si suol dire. Allora no, scusate, mi sono scordato le scale. E toccherebbe salire un attimo. Io sono, mai come con Borderlands, sono veramente dubbioso sul da farsi, perché una parte di me vorrebbe giocarlo tutto su Twitch, una parte di me vorrebbe farci una serie con Elisa, ma concretamente non sappiamo come organizzarla, e un'altra parte di me vorrebbe giocarla tutta qui, per cui sono veramente, veramente in difficoltà, vi dico la verità. Non mi capita spesso con i giochi, solitamente sono molto deciso su cosa fare, ho le idee molto chiare. Con Borderlands no, ho le idee estremamente E così te confuse. ne vai in giro a salvare l'universo, eh? Niente da dire, per carità. Io invece tutto bene, sono qua. Passo il tempo. Eravamo così tanti su Pandora. Adesso sembra che ci abbiano sparsi per la galassia. Hai davvero trovato la mappa, cacciatore? La caccia è andata a buon fine, Aquila di Fuoco. Chiamami pure Lilith. Hai trovato la mappa? Bene! E dimmi, hai visto i miei spaccasole? E perché puzzi di polvere e pelle? Il tuo clan non esiste più. Tyrin Calypso li ha massacrati. Una morte innaturale. Non ho fatto in tempo a dirgli che... No! Uno spaccasole non piange! Tyrin Calypso vuole una faida? È accontentata! Faida! Sapevo che gli FDC erano pericolosi, ma è peggio di quanto pensassi. Allora. Almeno hai trovato la mappa. Non credevo che l'avrei più rivista. Non è una semplice mappa, sai? L'abbiamo usata per aprire le altre cripte di Pandora. Ogni cripta ha una chiave. Dammi qua. Quanto tempo? Non è carica. Vediamo cosa posso fare. Merda, non succede niente. Dovrei riuscire a caricarla. Qualcosa non quadra. Ci serve aiuto? Solo una persona in tutto il pianeta sa come funziona la tecnologia iridiana. Patricia Tannis. Ha uno scavo dall'altra parte della valle. Portale la mappa. Ti raggiungo quando posso. Ho un paio di cose da recuperare per la nave. Arrivederci. Allora, direi che ci serve un'auto. Quindi va bene così, genere. Allora, Sì, super fan. Ti chiedi mai se hai scelto la squadra giusta? Ti capisco, sai. Chi non vorrebbe essere un cacciatore della cripta? Ma io non sono una seguace come te. Sono una dea. E i miei seguaci obbediscono a ogni mio ordine. Guarda. Tagliati la tua gamba preferita. Non tutte e due. Se le tagliate entrambe. Ah, e ora cerca di rialzarsi sui moncherini. Ah, una. Quando hanno paura sono ancora più buoni. Dove volevo arrivare? Ah, giusto! Che i miei seguaci morirebbero per me. Vi farò sentire quando toccherà a te. Ora vai, super fan. Aggiusta quella. Un attimo, In attesa di.
capire un attimo da che parte dobbiamo passare. Nella mischia. Salve amici avventurieri, sono Typhon de Lyon. Degli appassionati di storia mi hanno promesso una vagonata di soldi per registrare una ecoserie sulle mie avventure. E a Typhon serve una nuova nave. L'ultima l'ho distrutta. C'entra una matriarca sauriana e un panino scomparso. Ah, lunga storia. Cominciamo. Sono nato in una famiglia di coltivatori di sterco. Ci si fanno i soldi con lo sterco. Ottimo combustibile. Come dico sempre, se pesti una merda, pensa al lato positivo. Bene, beh, direi che sono meravigliosi questi registri. E allora, io adesso vorrei capire da che parte tocca andare. Perché la mappa è piuttosto ampia. Ah, ecco! C'è un piccolo passaggio qui. Allora, io devo fare il giro e piano piano. Ah, qua, devo passare qua. Allora, vabbè, conviene andare direttamente a piedi, che se no stiamo qua una giornata. Quindi, bentornata, piccola mia. Io posso passare di qua. Oh, allora. Salve, persona che calpesta il mio inestimabile scavo archeologico. Posso aiutarti? Tu devi essere Tannis. In persona. E tu sei il nuovo cacciatore di Lilith, con la mappa, niente meno. Immagino di dovermi complimentare con te. Ecco fatto. Beh, la mappa, prego. Aspetta fuori mentre esamino questo inestimabile manufatto alieno di insondabile complessità. E ruba pure tutto quello che non ho inchiodato a terra. Grazie. Se proprio devo, sarà un piacere. Mi serve una cassa di risonanza per le mie ipotesi. Non farti strane idee, non sarà una conversazione. Come sospettavo, Tairin Calypso è una sirena. È capace di nutrirsi dell'energia vitale altrui e finora ha usato i propri seguaci come fonte di sostentamento. Le cripte contengono un potere inimmaginabile. Tremo al pensiero di ciò che succederebbe se i gemelli Calypso li trovassero prima di noi. Senti anche tu delle urla o sto avendo uno dei miei attacchi? Non le senti solo tu. Sento l'odore del sangue. Ma come dici, non ti va proprio? Peccato, beh, io ci ho provato. Addio, Crimson Verde. Joytron! Crimson Verde. Dicevo, la vostra morte verrà trasmessa in diretta su Econet. Quindi, ecco, niente frasi stupidamente eroiche. Tanto me le censuro. Lele, se mi senti, il tuo scavo è stato attaccato dai bambini che distruggeranno tutte le tiri. Ma è Merluzzo, Troy! Arrivo subito. Killer, non farli avvicinare né a... Ma vi prego! Sono troppo contento che ci sia pure lui. Io non lo conosco di persona, né ci ho mai parlato, però stravedo per lui. Quando ci sono doppiaggi con lui sono particolarmente contento, perché insomma, veramente un gran bel professionista. E poi vabbè, lo sapete che ho un amore viscerale per il mondo del doppiaggio, per cui... Non devono mettere le mani sulla mappa! Ti preferisco senza vita! È il momento che aspettavo! Io devo mettere un'arma a corto raggio perché... Non la posso mettere a fa... Col cecchino a corto raggio è orribile. È veramente orribile. Dai. Non arrenderti, cacciatore. Comunque, per rispondere poi alla domanda che avete fatto in tanti, se il gioco sia godibile anche in singolo, assolutamente sì. Nel senso, è un prodotto che nasce per essere goduto in compagnia.
dà il meglio di sé con gli amici, questo è innegabile. Però posso dirvi che se non avete modo, non ve va, tipo, anche in questo caso io non ho modo in questo preciso momento di condividere l'esperienza con qualcuno, è comunque altamente godibile, perché, cioè, gli shoot and loot fatti bene, come tutti i prodotti fatti bene, sono divertenti sia da soli che in compagnia. Facciamo fuori quelli rimasti. Di questa sconfitta. Me devo cambiare arma a tutti i costi. Non sono fatto per il cerchiero. Dimmi, cosa si farò ad attirare gli ultimi respiri? Volano proiettili! Aiuto! Il massimo. Vengo a ricamarti. Ok. Sono più vecchio di quanto credo. Tutto bene, Tannis. No, okay. Ma state invadendo il mio spazio vitale, quindi diamoci una mossa. Dimmi che hai aggiustato la mappa. Ho fatto del mio meglio, Lilith, considerando il mio immenso intelletto e le scarse risorse. Vogliamo cominciare? E con questo dovrebbe bastare. Parte dei dati sono stati corrotti. Come se la mappa avesse subito danni ingenti. Ipotesi! Tyrin Calypso ha provato a caricare la mappa, ma ha finito per scaricarla ulteriormente. Purtroppo sono in grado di individuare un solo pianeta. Prometeo. Ma certo! È lì che Typhon de Lyon ha scoperto la prima cripta! Prometea. Ottimo lavoro, Tannis. Rotta per Prometea, dunque. A quanto pare dobbiamo raggiungere quella cripta prima che lo facciano i Calypso. Alla nave ci sta pensando Ellie. Porto subito lì Tannis e la mappa. Raggiungici sulla piattaforma d'atterraggio. Ma sai che aborro questa cosa, Lilith. Cerco di salvare la vita alla mia esperta di Eridiani. Esistono altri esperti di Eridiani? Pronta? Si parte? Me ne occupo io! Dunque, allora... cominciamo... dall'arma. E... ci serve qualcosa di... tipo, ecco, un bel 8x9. Per quanto ci sia un po' di tutto, eh? Dovrei andare a vendere qualcosina, però. Vabbè, per adesso la facciamo passare. Bene. Mappa. Che qua non c'è più niente per noi. Devo andare qui. Per arrivare qui. Devo arrivare qua. E no. Allora, adesso con calma cerco di capire qual è il modo più rapido per arrivarci e ci spostiamo, eh. Allora, siamo arrivati sul posto, tanto ricarichiamo le munizioni e vendiamo tutto quello che si può vendere, perché siamo strapieni di roba che non ci serve. Stanno anche attaccando i maledetti nel frattempo. Vi farò passare la voglia. Via fuori. Ah! Debole da sopravvivere. Si diceva. Bene. Dunque, io devo adesso pigliarmi una bella macchina.
E da qui destra e la prima a sinistra. Costeggiamo la montagna. Ok, ci siamo. Dubito si passi. Se ho una vaga sensazione che non sia la strada giusta, quindi devo capire come poterci arrivare. Perché da qua non si può passare per niente al mondo. Da lì neanche. L'altra via utile potrebbe essere passando da qua. Eh sì, mi sa che era proprio di là. Perché dovrebbe essere aperto, quindi devo fare tutto il giro. No, vabbè, prego. Pietà di me. Oh, finalmente è aperto. Ok, ci siamo. Signore. Quindi, dopo tutti questi anni, puoi scommetterci com'è messa la nave? Quasi pronta. Serve del carburante e un chip di astronavigazione. Cacciatore, puoi aiutare Ellie a preparare la nave? Io raduno tutti i rider e li porto a bordo. Ma certo. Va bene, a dopo, Lil. Tieniti pronta a tutto, Ellie. I Calypso non ci lasceranno partire senza combattere. Allora. Ok, Ho qualcosa di speciale per te, Cici. Quello è il mio estrattore di biocarburante e non è affatto schizzinoso. Ti basterà investire un po' di banditi e di skeg per riempirlo. Ecologico, vero? A bordo, cacciatore! quindi non devo manco fare niente di particolare. Ah, devo investire semplicemente gente? Faccia vedere, la prego. Combattono fra di loro e non era quello lo scopo. Maledizione. Siete troppo pochi. Mi serve più gente. Che ansia! Ok. Ci siamo quasi, cacciatore! Ancora poco e la nave sarà pronta a partire! Sette. Eccolo. Mi manca l'ultimo. Esci fuori. Sento rumori, ma non vedo nessuno. Dai. Ho portato Ale. quasi tutti a bordo. Partiremo appena tornerai con quel chip di astronavigazione. Devi passare. Scusate un attimo, voglio essere sicuro che. Devo fare tutto il giro di qua. Ok. Qua è un attimo perdersi. Vorrei evitare. Piano piano. Comunque,
La qualità delle sparatorie in Borderlands è veramente impareggiabile. Peccato che da quello che ho sentito c'è un sacco di gente che su PC sta avendo una marea di problemi. Io su One per adesso posso dirvi di no. Però vi riporto la cosa. Cioè, sembrerebbe che per ora le versioni migliori siano quelle per console a livello di stabilità. Per cui se avete possibilità di scegliere e non volete aspettare magari di poter giocare al suo PC. Bravi, grande altruismo, eh? Allora, ci sarà qualcosa? Ogni angolo di questo universo nasconde qualcosa. Salve. Ci siete divertiti. Oh, così provo la mia arma nuova. Non male. Vado, vado. Non possiamo fare rotta per Prometea senza quel chip. Fortunatamente non è troppo lontano. Ti uccido! Ellie, ho recuperato il chip che ti serve. Finalmente! Non vedo l'ora di andarmene da Pandora. Ormai me lo sento nelle ossa questo pianeta. E scommetto che alla lunga non fa mica bene. Ormai vi sarete accorti che Pandora non è il pianeta più accogliente dell'universo. Immagino che con gli anni le cose non siano cambiate molto. Quindi se vedete qualcosa avvicinarsi, ricordate di sparare per primi. È la cosiddetta stretta di mano pandorana. Ehi, tu che cazzo sei? Typhon de Lyon. Molto piacere. Tieni un kit medico? Sì, sto registrando la mia ecoserie. Certo che ti faccio un autografo. Sono caduto e non volevo, ma alla fine è meglio così. Ok. Strada ideale. Esco da qui. Non ho indicatori. Sì, magari se andiamo alla guida è meglio, però. Arrivederci. Saluti vivissimi. Ok. Bene. Vado verso la nave. Ci vediamo presto, killer. Vado bene di qua? Mi sa che sta bello lontano. Torna qui e farò subito il pieno. Non è chiaro dove sia qui. Vada occhio. Parcheggia lì l'auto cisterna, CC. Comincio subito il rifornimento. Stiamo davvero andando
su Prometea? Incredibile! Tantissimi panorami da vedere e corpicini da spupazzare! Quei damerini scopriranno cose che finora hanno visto solo nei documentari! Serbatoio pieno! Siamo pronti, killer? A chi tocca? Stupidi FDC! Continuano a prendersela con la regina e a prenderne un sacco di conseguenza. La regina sono io, tra l'altro. Mai avuto bisogno di qualcuno che mi proteggesse. Me la cavo benissimo da sola, anche su un pianeta selvaggio come questo. Entrare nei Rider, però, è stata la decisione migliore della mia vita. È come una nuova famiglia. E dopo la morte di Scooter, non è che me ne fosse rimasta granché di famiglia. Bene. Che diavolo! Aquila di fuoco, consegnami la mappa! Neanche morta. Bene, come preferisci! Presa! Roba forte! Tu sei una sirena? Sì, vedi. È un dono di famiglia. La sirena sono io. Lui è un parassita. Letteralmente. Quando siamo nati, mio padre ha dovuto amputarlo. E ora è vivo soltanto grazie a me. Che cosa stai facendo? Posso prosciugare l'energia di ogni creatura vivente. Persino la tua, cara. La leggendaria cacciatrice, colei che ha distrutto il distruttore, Aquila di fuoco. Tanti titoli, poco potere. Bene, ora il tuo potere è mio. Non mi resta che farti fuori. Dai. Dai, Ren. Va bene. Ma io cosa sto facendo in tutto ciò? Guardo? Cazzo, dovevi vedere la tua faccia! Eri tutta triste! Oh no, i miei poteri! Dai, dai, forza! In diretta tra 3, 2... Come butta, fratelli e sorelle! Dea Regina Tyrene in diretta per voi con una sorpresa davvero speciale. La vostra richiesta di esecuzione numero uno è stata esaudita alla grande eretica in persona, l'Aquila di Fuoco! Guarda un po' che abbiamo spennato. Sorridi! E soltanto i più devoti tra i nostri seguaci avranno l'onore di farla fuori. E non è tutto. La strada per la grande cripta si stende davanti a noi. Prossima tappa, Prometea! Mettete mi piace, seguite e obbedite. Non prendertela, Lil. Tutte le leggende muoiono. Sei stata grande. Immagino. È una frase di circostanza, non lo penso sul serio. Perfetto. Adesso andiamo via. Voglio scoprire se Katagawa ha mantenuto la parola. I resti lasciali ai cani. Ciao, ciao. Grazie per la mappa. E per i poteri. Finirò io quello che hai cominciato. A dopo, Aquila di Fuoco. O quel che ne rimane. Ah, ecco, ok, quindi da qui. Cacciatore,
Bene, io mi fermerei qua per oggi. Ragazzi, fatemi sapere, come sempre. Vediamo un po' cosa fare. Io sto letteralmente valutando ogni minima cosa questa settimana, perché, come vi avevo anticipato poi nel weekly, siamo in una fase di ristrutturazione della programmazione generale, per cui ogni parere, ogni richiesta, ogni feedback, anche relativa a Borderlands, potrebbe essere utilissimo per noi. Per cui, ragazzi, niente, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima. Sarà con Borderlands? Chi lo sa? Io spero di sì, perché insomma, come vedete, il gioco è parecchio appassionante, anche giocato da soli. Per cui, niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima.